Mi sento come una locomotiva con tanto vapore dentro che sta per esplodere. E allora parto da sola, sempre con un itinerario riferito però all'architettura o ai protagonisti dell'architettura, e faccio questi piccoli viaggi solitari in paesi lontani. Questo essere così nomadi tra un luogo e l'altro, tra un lavoro e l'altro, può sembrare artificiale, ma io non voglio essere specialista di qualche cosa. Per questo, non so, mi occupo di architettura, di design, di teatro. E questo penso anche che sia una condizione femminile, questa scelta che ti fa preferire le cose più nel profondo che invece che in superficie, che ti fa preferire per esempio il sapere al potere. In questo rifiuto credo ci sia un'armonia e non il contrario. A Roma a trovare un'amica che studia architettura. Mi ha invitata qui, all'Acquario Romano, sede della Casa dell'Architettura, a vedere una mostra che sta allestendo con alcuni colleghi sugli architetti italiani del XX secolo. Ciao! Ciao, Franci! Come stai? Bene, te? Bene, bene. Vieni, guarda, ti faccio vedere questo posto. Purtroppo non siamo ancora prontissime, siamo ancora in allestimento, però... Beh, posso dirti, è molto bello quello che vedo. Posso curiosare? Certo, certo. Leggo solo firme di uomini, però. Gli architetti del Novecento sono solo maschi? In effetti era un po' più un lavoro maschile. Però una donna c'è, eccola. Gaia Aulenti. Beh, sì, lei è molto importante. Chissà come ha fatto lei a emergere in questo mondo di soli uomini. Lo possiamo chiedere a Nina. Chi è Nina? È la nipote di Gaia Aulenti. È venuta a darci del materiale per la mostra oggi. Gaia è stata esplosiva perché è stata una donna straordinaria con una grande capacità di presenza intellettuale, non solamente professionale come architetto. Perché Gaia è stata una dei grandi intellettuali italiani. Lei era la duchessa dell'anticonformismo. Lei arrivava sempre 20 anni prima. Tutta l'arte contiene una piccola porta socchiusa che nessuno sa che cosa nasconde, che cosa c'è dietro. Questa fessura lei l'aveva proprio nei suoi occhi. Nel mondo degli architetti sono tutti uomini. E ci chiedevamo come ha fatto Gaia a emergere in quanto donna.
è una domanda che lei avrebbe odiato. Il tema della donna dovrebbe essere un tema secondario, nel senso uno dovrebbe essere giudicato e apprezzato per il proprio lavoro, per cui lei ci teneva molto, ha sempre detto: io sì, sono una donna, ma ho sempre fatto finta di niente, che l'architettura fosse un mestiere da uomini. L'essere donna l'ha agevolata o l'ha ostacolata? Se sono stata ostacolata, tendo a non riconoscerlo. Cioè, tendo proprio a non avvertire questa cosa, per non farne un problema, così che potrebbe rischiare di bloccare il mio andare avanti negli studi e nella preparazione professionale. Se c'è una parola che io non userei, è la parola donna nei confronti della Gaia. Gaia era una persona. Ecco, probabilmente sentiva che doveva mettersi in una sfida più grande forse dei suoi colleghi, questo lo sapeva benissimo. Ho avuto molti premi, ho viaggiato tutto il mondo, le riviste hanno pubblicato e non spesso ci sono le donne che hanno lavorato da sole. Quasi sempre sono mogli o sorelle. Contrariamente a quanto si può pensare che a una donna non possa piacere anche il lavoro, come dire, forte e così, invece a me piace molto, anzi mi piace per esempio molto fare i disegni costruttivi e poi guidare un cantiere. Mi piace l'odore del cemento armato e mi piace vedere che una cosa viene su. Ok, allora prometto non ne parliamo più. Da parte. Però mi piacerebbe capire comunque come è iniziato, come è emersa. Lei racconta che diciamo l'incontro, l'idea di essere, di iniziare a fare architettura le viene nel dopoguerra, nel senso che lei fa il liceo quando scoppia la guerra, quindi interrompe gli studi e poi quando la guerra finisce le macerie che lei vede sono un po' lo sprono, dice l'architettura era un mestiere utile. E quindi prende da Biella, dove stavano i suoi, si trasferisce a Milano e inizia l'università. La tradizione è qualcosa che non si riceve in eredità, ma che si costruisce giorno per giorno. Ed era quello che volevamo, costruire giorno per giorno la nostra identità. E poi il suo, diciamo, inizio di carriera comincia con le redazioni delle riviste. Lei entra subito con Rogers nella redazione di Casabella e quello racconta che le è stato molto utile perché ha cominciato a leggere, a studiare architettura impaginando la rivista. Nel dopoguerra si creano due nuclei di pensiero e anche, se vogliamo, di approccio poetico alla progettazione e al design, che hanno nella Casabella di Rogers e nella Domus di Gio Ponti due grandi momenti di ispirazione. Non è casuale che le opere che rappresentano in modo più efficace e potente quella fase della storia dell'architettura e della progettazione milanese, la Torre Velasca e il Pirellino, siano esito di Ernesto Rogers, direttore di Casabella, e di Gio Ponti, fondatore, ispiratore e direttore di Domus. Torre Velasca è, come dire, veramente l'espressione più alta dell'inquietudine che una parte del mondo, della cultura architettonica italiana, viveva in quegli anni rispetto al funzionalismo, al razionalismo, ai canoni rigidi di quella tradizione. Quello che mi ha dato Rogers è stato non tanto legato all'architettura, quanto legato a un modo di essere intellettuali, cioè la conoscenza delle altre discipline, la necessità per un architetto di avere un campo di osservazione completo e non parziale. Io sentivo che lei riusciva a parlare molte lingue, ma le lingue dei pittori, le lingue degli artisti, le lingue dei poeti, le lingue dei registi, e riusciva proprio a capirne la lingua dall'interno. Gaio Lenti era veramente una persona di multiforme ingegno, cioè non si limitava ad essere un architetto che disegna, che organizza, che immagina spazi. A parte che aveva un occhio formidabile, formidabile, delle intuizioni fulminee, ma aveva proprio questa capacità di entrare
nelle altre arti, a seconda dell'interlocutore, e in un modo, devo dire, anche molto energico, quindi è sempre molto colta. Lei in tanti progetti, in tante architetture, ha lasciato un segno, qualcosa di riconoscibile, ma non tanto perché le premeva, diciamo, essere riconosciuta come architetto, ma perché il segno era anche funzionale all'obiettivo della loro architettura. I suoi progetti vogliono essere comunicativi, vogliono coinvolgere lo spettatore, il visitatore, perché l'architettura deve essere non passiva, ma deve aiutare e far comunicare. È una donna che aveva un grandissimo piacere nell'inventare, fare, progettare. Quindi era una che dava luce alle cose di cui si occupava. Roma e il progetto, diciamo, più importante e rappresentativo sono le scuderie del Quirinale. Lei ha rimesso a posto le scuderie trasformandole nel grande museo che sono oggi. Le altre cose sono sicuramente negli anni, ha fatto tanti showroom, tanti appartamenti che molti non esistono più. Quindi immagino sia impossibile vedere uno di questi posti. Uno ci sarebbe, che è la casa in realtà dove sono cresciuta io, la casa dei miei genitori, che ovviamente aveva progettato la GAE quando ci siamo trasferiti qui a Roma. E dici che posso fare un salto? Dai, ci possiamo andare, ti posso offrire un caffè. Ok, volentierissimo, grazie. Comunque, che belle queste foto della GAE. Tu e lei vi assomigliate tantissimo e non penso di essere la prima a dirtelo. Guarda, più che a me, lo dicono spessissimo a mia mamma, non l'hai mai conosciuta, lei è veramente identica. Io faccio fatica a intravedere questa cosa, ma penso che con gli anni ci facciamo, passiamo delle fasi che abbiamo attraversato tutte e tre e ci dicono questa cosa. La ricordi molto, sì. La nonna Gingia, la GAE, io e anche Nina siamo tutte delle donne forti. Quello che ho capito è che se tu sei una donna forte, educherai delle donne altrettanto forti. La famiglia di GAE veniva dal sud. E appena sposati si spostarono in Veneto. Poi, quando GAE aveva più o meno 10 anni, si trasferirono in Piemonte, a Biella. Avendo deciso di avere una loro vita indipendente lontano dal sud, non hanno mai mantenuto delle radici molto strette. Forse sono stati loro a insegnare a GAE questo modo di guardare sempre avanti, di non ripensare al passato. A casa nostra l'affetto non è mai passato attraverso le parole, ma attraverso i luoghi. Eccoci. Permesso. Questa è la casa dove sono cresciuta. Intanto wow, ma questa è la casa di GAE? No, la casa questa, la GAE l'ha messa a posto, l'ha disegnata quando io e mia mamma ci siamo trasferite qua da piccolina, io da Milano, siamo venute qua nell'82 e la GAE ha disegnato questa casa. Vieni. Sono molto curiosa. Ci accomodiamo, questo, così ci raccontiamo meglio. Ti fermo subito, Nina, perché io questa lampada l'ho già vista. Questa è la pipistrello, questa è una delle icone del design della GAE, uno dei pezzi forse più visti, non so se più noti, nel senso, non so se tutti sanno che è un disegno della GAE, ma la pipistrello è stata intanto uno dei suoi primissimi lavori di design e l'ha disegnata, come moltissimi dei suoi pezzi di design, per uno showroom. La pipistrello cede certamente, come dire, alla ricerca di qualche elemento estetico superfluo pur di uscire dalla semplice gabbia del rapporto tra forma e funzione. Gli oggetti di design di GAE sono oggetti di architettura. L'Italia in quel momento scopriva il design, ma che design? Il design fatto da architetti, perché non c'erano scuole di design, c'erano scuole d'architettura. La GAE ha iniziato facendo design, no? I suoi primi lavori sono lavori di design, sono i negozi, le cose dell'Olivetti, i negozi della Fiat, tante case. Mm.
Poi a un certo punto c'è stato Orsay che ha cambiato completamente la scala. Sai, sarà proprio il più grande museo del mondo. Un giorno sono entrata e ho visto una nuvola. C'era proprio là una nuvola che si era condensata all'interno di questo edificio e ho pensato che forse avrebbe anche piovuto. Era un museo a Parigi. Aveva una collezione straordinaria e lei era riuscita in 6 anni a vincere un concorso, a progettarlo e a farlo. Il metodo che abbiamo seguito per lavorare è quello di un rapporto costante con le opere, cioè è il percorso delle opere che determina l'architettura e non viceversa. Partiva anche per il grande progetto dall'analisi, dal vedere le cose da lontano, dando anche una visione, come dire, della trasformazione di un edificio da stazione dei treni a museo d'arte, anche molto personale. C'era sempre una grande prepotente umiltà nel sapere dar valore più all'opera che all'architettura che la installava. Questa foto? Questa foto qua siamo, pensa, io e lei, da piccolissime, io avevo 6 anni, al cantiere della Gare d'Orsay, ed è una foto che aveva scattato mio papà quando siamo andati una volta a vedere il cantiere e abbiamo ritrovato anni dopo, quando io già avevo iniziato la facoltà di architettura, ma non ce la ricordavamo più. E lui è super fiero di questa foto. Sì, profetica. Perché, esatto. E secondo me la GAE, quello che era brava anche a fare, era creare dei luoghi. Okay. Qui, in questa casa qui, io credo che questo posto qua, diciamo, l'ingresso, che in realtà è la sala da pranzo circondata dalle librerie, sia il luogo che più rappresenta il suo modo di fare e di creare spazi. Lei moltissimi progetti fa questi tavoli enormi, quadrati, e in questa casa è lungo e stretto, ma il principio è questo. Il tavolo è un luogo di vita, no? È un luogo che raccoglie, dove di confronto. La specialità di GAE è sempre stata quella di creare dei luoghi molto piacevoli. Lei sempre con la sigaretta e il whisky, e si passavano delle belle ore insieme. Io ho l'impressione di averla conosciuta sempre, la GAE Volenti, non ho il ricordo di un momento preciso. È nei miei ricordi continuamente, anche molto lontano nel tempo. Gli amici più stretti del gruppo erano Umberto Eco, Vittorio Gregotti, Pierluigi Cerri, Emilio Tadini, la Inge Feltrinelli, e ci vedevamo tutti molto spesso. Per entrare in quella casa lì bisognava conoscere della gente scapestrata. O eri strano o non c'entravi. Bisognava conoscere gli artisti, bisognava conoscere, diciamo, i giornalisti. Ero appena la prima cronista donna al Corriere della Sera. Era l'unica cosa di cui mi potevo vantare. Un po' poco per conoscere la GAE. Però mi piace anche ricordare la sua voce. Quando mi telefonò, io abitavo in un'altra via e mi disse: vieni subito, perché non si venda, perché sopra di me c'è una casa che secondo me è perfetta per te. Facci un pensiero. Non dimenticherò mai quella voce, perché era una prova d'amicizia. Siamo vissute per 30 anni insieme. Com'era GAE nonna? Lei non era tanto la nonna, lei era la GAE. Era molto presente, ma non era certo la nonna che ti faceva le torte.
portava certo. a vivere la sua vita e lì mi ha dato molto di più. Lei era sicuramente una molto riservata, quindi diciamo si trasmetteva facendo. Pensa che ci sono le famose foto del matrimonio segreto, che no, il matrimonio era palese, lei con mio nonno, e c'erano delle foto che sono venute fuori quando ormai era già morta la Gae, era già ed è morta anche sua sorella, e tirando fuori negli scatoloni abbiamo trovato questo album che era rimasto nascosto di quando lei e mio nonno si sono sposati. Non posso fare a meno di chiederti se per caso è possibile, se ce l'hai. Guarda, la riservatezza è, ma proprio perché siamo qua e lo vedo, te lo posso in segreto mostrare. Ok, ecco, speravo in questa risposta. Ah, wow. No, qui loro sono carinissimi e non li ho mai visti così, perché loro in realtà si sono separati praticamente subito, perché appunto forse lui erano tutti e due laureati in architettura, si erano appena laureati. E forse lui immaginava che lei stesse con mia mamma, non so, forse c'è la Gae chiaramente gli ha detto io c'ho da fare. Vedi, qua per esempio sembra quasi, è un misto tra imbarazzata, sì, dice, e cosa ci annoiata. Faccio qui, come mai sì, sono capitata sì, qui? Sì, sì, sì. Io non ho nessuna memoria dei miei genitori insieme, perché si sono separati che io ero veramente molto piccola. Quello che so è che per me, da piccola, mia madre era onnipotente e mio papà era l'uomo più bello del mondo. Onnipotente mia madre nel senso che nella mia testa di bambina sapevo che qualsiasi problema per me irrisolvibile le avessi presentato, lei sicuramente avrebbe facilmente trovato il modo per risolverlo. Qua invece siamo, queste sono scenografie? Sì, scenografie, lei ne ha fatte moltissime. Chissà a teatro che cosa al teatro può il bello venire fuori. Era che si univa anche, soprattutto la possibilità di sperimentare l'onirico. Ci è capitato davanti lo Zar Saltan, in cui lei costruisce proprio delle architetture verticali insieme a una scenografia che invece è tutta sull'immaginario, sul sogno. Volano per la scenografia degli animali, dei calabroni, degli orsi, e poi c'è questa scena stupenda dove c'è questo tavolo verticale apparecchiato dove gli attori si arrampicavano e fanno il banchetto. Gae, perché hai deciso di fare teatro? Si sa che lo spazio è definito da quattro parametri: la larghezza, la lunghezza, la profondità e il tempo. Si dice che l'architettura si occupi dello spazio, quindi di questi quattro elementi. In realtà il tempo è usato in una maniera nascosta e oscura. Il teatro invece afferra il tempo e con questo elemento manipola gli altri tre. Io ho conosciuto Ronconi in Accademia e poi da lì ci chiese se volevamo partecipare a questa esperienza del laboratorio di Prato. Era un progetto molto ambizioso, questo di Prato. Dovevamo realizzare tre spettacoli che giravano tutti intorno alla vita e sogno di Calderon della Barca. E Ronconi, secondo me, non voleva uno scenografo, non voleva qualcuno che lo riportasse, diciamo, verso un approccio poi alla fine più convenzionale. E se uno scenografo poteva aver paura di certi discorsi sullo spazio, probabilmente un architetto no. Mi ricordo che la prima riunione che abbiamo fatto, eravamo dentro al Teatro Metastasio. A un certo punto siamo usciti noi 12 con Gae e ci fece una piccola lezione sul perimetro del cielo. Dice, sapete cos'è il perimetro del cielo? Noi stavamo lì un po' così. E ci mise a guardare in alto il cielo, col naso in alto, e il cielo era, diciamo così, perimetrato dall'architettura.
laboratorio di Prato è stata un'esperienza, credo, per il teatro italiano e forse anche europeo, tra le più importanti. L'integrazione tra il lavoro della scenografia e il lavoro della regia era assolutamente strutturale ed era assolutamente non una formalità esteriore, faceva parte del racconto stesso. Se parliamo di un lavoro in qualche modo sperimentale fino ad arrivare, diciamo, a essere un po' profetico, sono state stabilite delle basi che poi hanno influenzato tantissimo tutti gli altri scenografi a venire. Il teatro non è più stato quello di prima. Io ricordo che Gaia era un po' martoriata, ecco, da Luca, però allo stesso tempo anche consigliera. Anche perché se si può parlare di un vero lavoro work in progress, questo era lì. Ogni giorno succedeva qualche cosa di nuovo. Diciamo la verità, sia Ronconi che Gai non ti lasciavano mai così quieto di averli conquistati una volta per sempre nella vita. Ogni volta era di nuovo un rimetterti in discussione insieme a loro. I grandi intellettuali, le persone di carattere, se hanno un carattere, non è un buon carattere. E quindi si litiga. Però sono nate moltissime cose, è nato un rapporto strettissimo, un'amicizia che poi è durata negli anni, anche in una vicinanza della casa in campagna che avevano sia Ronconi che Gaia Aulenti. Questo è durata fino alla fine della vita di Gaia e alla fine della vita di Luca. Ho scoperto con Ronconi come si possa comporre lo spazio con grande allegria, cosa che nell'architettura non avviene. L'architettura ha un punto di vista, il teatro ne ha infiniti. Nel treno che mi riporta a casa non posso non pensare a questo incontro inaspettato. So così poco di Gaia Aulenti e ora voglio di scoprire tutto di lei. Siamo entrambe di Milano. Io ci sono nata. Lei l'ha scelta. Il rapporto di Gaia Aulenti con Milano era molto stretto, molto forte, molto attento e anche con una buona dose di senso critico, ma non per... insomma, partecipava con molto ardore. Quando uscivamo dal ristorante e ci avviavamo verso la sua casa, lei si girava e in via Solferino guardava là in fondo a via Solferino emergere le punte dei grattacieli che stavano crescendo. Ero un po' allarmata da questi grandi grattacieli che spuntavano in un orizzonte milanese del tutto diverso. Ecco, una cosa che dava fastidio particolare a Gae era quella punta d'acciaio che è stata messa proprio per dare uno slancio ulteriore a un grattacielo, la vedeva un po' come una violenza, un po' un'aggressione. Secondo lei esiste ancora la funzione sociale dell'architetto? Dunque, all'architetto non bisogna attribuire più responsabilità di quello che non possa avere, perché una città felice dipende dal governo della città. E quindi l'architetto partecipa con il governatore. Gaia era anche un personaggio pubblico, era un personaggio che sapeva scrivere, che sapeva intervenire nel dibattito politico e culturale, l'ha sempre fatto. E poi è stata una donna di istituzioni, non dimentichiamoci che è stata presidente dell'Accademia di Brera. Aveva frequentazioni, diciamo, col mondo del potere di allora, rapporti straordinari che ho la famiglia Agnelli, con Leopoldo Pirelli. Ma insomma era molto inserita Gardini in quello che allora era il mondo del, diciamo, del potere finanziario economico. E su questo Gaia era un maestro assoluto nella capacità di stabilire relazioni, di controllarle, governarle. Era una sofisticatissima diplomatica delle relazioni interpersonali. Mi
Gae aveva il talento di raccogliere intorno a sé artisti brillanti e grandi intellettuali. Oggi incontro Antonia Iannone, una delle sue più care amiche, ma anche una delle galleriste più apprezzate di Milano. Permesso. Buongiorno. Avanti. Buongiorno Antonia, tanto piacere, io sono Matilde. Desideravo farle delle domande su Gae Aulenti perché so che eravate amiche. Posso sedermi? E come no, grazie. Certo. Sono molto curiosa di sapere qualcosa di Gae da parte tua perché so che eravate amiche. Quando sono venuta qua a Milano nel 68 è stata una delle prime persone che ho incontrato. La nostra amicizia era basata sulle cose che ci piacevano, gli interessi, il teatro, il cinema, la musica. Poi lei aveva delle abitudini straordinarie, per cui il 25 di dicembre chi non andava a raggiungere le famiglie e cose, lei faceva una cena per gli amici che rimanevano a Milano. Per cui c'erano queste cene di Natale che si facevano a casa sua, in un tavolo basso basso, con delle sedie basse basse, evidentemente con una memoria, una citazione di tipo orientale, giapponese, ed erano tutti più o meno singles, eccetera, eccetera. E quindi lei aveva questi slanci, diciamo, affettuosi. Aveva uno spirito umano fortissimo, fortissimo. Poi sono andata anche in vacanza in Grecia una volta, l'ho raggiunta lì e lì l'ho vista in costume da bagno, è stata una rivelazione, certo. Perché non immaginavo neanche che fosse così gradevole e piacente. E il suo volto mi ricompare davanti come anche un volto molto vivo, molto forte, che forse l'avrei ritratta anche bene, soprattutto per gli occhi, perché lei aveva un lampo nero negli occhi, nelle pupille, molto spesso, si girava molto spesso a guardare negli occhi la persona che aveva vicino. E questo sguardo mi ha sempre molto colpito e quindi il rammarico è ancora più forte per non averlo ritratto. Gae era una specie di signora, diciamo, molto maschile. Però, se tu ci parlavi, se tu la conoscevi, Gae era femminilissima. Mi ricordo che la Gae aveva portato via l'uomo più desiderato a quei tempi da tutte le vecchie signore. Era praticamente il corteggiatore di Suni Agnelli, era il corteggiatore di tutte le grandiose dame dell'epoca. E la Gae lo rubò. Chi? Carlo Meana. Ricordo che si diceva che a un certo punto, non so per quale ragione, ma lei gli butta giù tutti i vestiti da treno, cioè non è male. Carlo c'era, ma era una comparsa, perché era lei. Gae e Carlo sono stati insieme per quasi 20 anni. Però appunto nel momento in cui lui è uscito dalla sua vita lei non l'ha più nominato. Vuol dire non voler star male, non voler soffrire, vuol dire cancellare una cosa e andare avanti per non arrovellarsi nel dolore. Ero curiosa di sapere come vedevi tu Gae relazionarsi a Giovanna e a Nina, come la vedevi quando mi era ricordo quello? Prima di tutto Nina, che si portava appresso questa bambetta. Sì. Così Gae era molto legata alla famiglia, credo che pensasse prima di tutto a loro. No, era molto legatissima anche alla mamma, alla famiglia. Era proprio una donna del sud legata alla famiglia. Il padre di Gae è morto a 60 anni in un incidente d'auto e lei aveva poco più di 30 anni e quindi, diciamo, insieme alla sorella ha dovuto un po' prendere in mano le redini della famiglia, occuparsi della madre e
Insomma, non aveva più questo grande appoggio che era suo padre. Da lì in poi ha dovuto cavarsela da sola. Per lei è stata la prima a sapere che aspettavo un figlio, naturalmente fuori dalle convenzioni. Era una delle prime ragazze madri in un certo ambiente milanese, per cui anche l'ambiente affettuoso mi chiusero le porte, perché era una cosa che non si doveva fare. Comunque la GAE invece Brindisi, è viva, era aperta. Era anticonformista, non si fregava niente, andava al sodo delle cose. L'ho capito questo. Guy diceva: un architetto moderno deve saper progettare tutto, dall'oggetto di arredamento alle strade della città, perché tutto è in connessione. Il design è stato il primo passo della sua lunga carriera. Alcune delle sue opere oggi sono esposte alla Triennale, il Museo del Design Italiano. La immagino seduta su una delle sedie che ha disegnato, mentre chiacchiera con i suoi amici, o mentre legge la luce di una delle sue lampade. Per Guy la casa era il cuore della vita insieme. La casa ci rappresenta, è l'immagine di noi. Come sarà la casa di Guy? La tipologia di questo appartamento non ha niente di quello che, tra virgolette, si dice essere la borghesia, ma è tutto uno spazio che si lega insieme e dove la vita, con gli amici, la vita, diciamo, sociale, avviene con dei modi molto semplici, che non vuol dire che non siano molto sofisticati. Nina mi ha fatto una sorpresa. È a Milano. Finalmente posso vedere la casa di Guy Eulenti, la sua famosa casa studio. Buongiorno. Ciao. Nina, come stai? Benissimo. Permesso. Accomodati. Eccoti. Wow, arrivata a casa della Guy. Siamo nella casa studio. Siamo nella casa, sì, la casa della Guy, la casa studio. Questa lampada mi colpisce subito. Questa è la Giova. Ah, questa è la Giova. Questa è mia mamma. Qua è tutto un racconto, ogni cosa che, diciamo, trovi ha un po' dietro una sua storia e la ricchezza un po' di questo posto. Questo era il cuore dello studio ed era legato alla sua casa. Lei la mattina entrava da lì, diceva: ciao ragazzi, sono qui, c'è qualcuno che mi deve vedere, c'è qualcuno che mi ha cercato. Beh, questo era la parte alta, lo studio della GAE era una piramide, insomma, sopra c'era la GAE e sotto c'era il resto del mondo. Quello era il suo luogo di lavoro, c'era il suo tavolo da disegno, la sua scrivania. E qui c'era un grande tavolo, veramente grande, che era il tavolo dell'architetto. Era una persona autorevole e autoritaria, nel senso che aveva un carattere molto forte e aveva questa componente del carattere molto razionale, molto analitica, però faceva anche delle gran sfuriate. Aveva il senso di una comunità molto stretta, in cui però c'era un capo. Però era una persona che, appunto, siccome sapeva ascoltare, se tu portavi dei buoni argomenti, li faceva anche suoi. Io sono stata bene qui, quindi per me sono stati dei begli anni. Io mi sono divertita, mi sono anche arrabbiata, mi sono stancata, perché poi c'erano dei periodi che si lavorava tantissimo. Io ho una passione per conoscere altri paesi e quindi tra viaggi di lavoro e viaggi anche scelti da me, non per turismo, per studi direi, ho viaggiato moltissimo. Ha fatto dei viaggi pazzeschi da sola,
quando non era pensabile. Per esempio, è andata in India, è andata in Perù, in Bolivia, ha fatto col trenino tutto il Machu Picchu. Ogni volta arrivava in una città e le piaceva capirla, immergersi, farsi gli amici di quel posto, andare nei locali, andare a ballare, vivere proprio la città nel suo insieme. In questi suoi viaggi ha fatto tantissime foto. All'inizio aveva una grande collezione di fotografie di questi stupendi viaggi, che ha collezionato anche in modo diverso, nel senso ci sono delle grandi stampe come si usava, ma anche una cosa molto curiosa che ho trovato anni dopo, che sono come questi mini raccolte, blocchetti con delle note. Ma sono fantastici questi libricini. Era proprio uno sguardo, un modo di guardare il mondo, la curiosità verso tutto, l'architettura, i pescatori, le reti, gli oggetti, i dettagli, la natura. Uno degli ultimi viaggi che abbiamo fatto insieme, lei aveva una bellissima valigia di cuoio rosso pesantissima, perché non avrebbe mai usato un trolley, e io tentavo di aiutarla a portare la valigia e lei me la strappava di mano dicendo: sono indipendente. Ma ancora ci teneva, io la valigia me la porto da sola. Cioè, era una donna che non si stancava mai, quando lavorava non si stancava mai. Dunque, Gaolenti aveva un sacro fuoco, cioè era di un'energia prima di tutto fisica colossale. Io ricordo i viaggi appunto in barca a vela, mari tempestosi, lei sempre in prima linea, non si è mai tirata indietro un momento. Aveva un entusiasmo incredibile e ce l'aveva anche nel lavoro, trattando malissimo i suoi collaboratori, ma con quel modo che forse si usava una volta un po', perché poi in realtà erano tutti amici, però diciamo, i modi erano abbastanza energici, diciamo, proprio perché esprimeva un'energia enorme. Forse sarà stato il 2011. Era già iniziato il cantiere dell'aeroporto di Perugia. Perugia è un posto allucinante dove andare in giornata, per cui siamo partiti la mattina con l'aereo, ci saremmo svegliate, non so, le 5, le 6, non so. Siamo arrivati lì e c'è stata questa giornata fiume di riunione pazzesca fino alle 7 di sera. Alle 7 di sera tutti eravamo cotti, tutti tranne la GAE, che ha chiesto un whisky. Ma non ha chiesto il whisky a conclusione della giornata, ha chiesto il whisky perché iniziava una serata, secondo me. Ah, non so, io credo di essere molto fortunata perché mi piace moltissimo il mio lavoro. Cioè, io mi diverto veramente. Questa è la casa dove lei ha vissuto di più. Si è trasferita qua appunto a metà degli anni 70 quando l'ha messa a posto e da lì in poi è rimasta qua. Questo è il posto che infatti ha sedimentato tutte le tracce della sua vita, della sua professione, e in cui riconosci anche tutti un po' i riferimenti, no? Dei viaggi, dei riferimenti dell'arte, di tutto quanto. Ed è diventato archivio adesso questo posto? L'idea è stata un po' questa. Lei non aveva lasciato neanche un indizio di quello che voleva venisse fatto dopo la sua morte, perché ci pensava sicuramente, ma non ci voleva dare forse un peso. Certo. O comunque per lei era importante finché lei c'era, viveva, poi dopo chissà. E quindi l'idea era qui un po' che ci guardavamo intorno. Certo. Dicendo, e adesso che facciamo? Ma è apparso subito evidente che questo luogo doveva cercare il più possibile di rimanere così com'era, perché entrando potevi cogliere la ricchezza di quello che è stata lei come persona, e poterli consultare qui contemporaneamente, sapere che stava leggendo quel libro o un certo. altro, e è completamente un un'altra diverso, cosa. Sì, sì.
quando Gae muore, io ero assessore alla cultura e come assessore alla cultura avevo anche il compito di decidere, di proporre la toponomastica delle strade, delle piazze, dei giardini. Si trattava di dare un nome a questa nuova piazza che si era creata a Porta Nuova. E allora io mi ricordo che immediatamente viene l'idea di proporre il nome di Gae. E oggi c'è Piazza Gaulenti. Quella piazza è diventata un luogo di aggregazione per Milano molto forte. I ragazzi dicono, ah, ci vediamo in Piazza Gae, vanno. E quindi io penso, mia mamma è diventata una piazza, ma la cosa non mi dispiace, perché comunque una piazza è un luogo di aggregazione, è un luogo dove la gente comunica fra loro, dove sta bene, e quindi le corrisponde e non è male. Per me è emozionante guardare i plastici dei suoi progetti. Spazi che ha prima immaginato e poi costruito. Mondi diversi che convivono tra di loro. È bello progettare un edificio, ma è ancora più bello vederlo realizzato, diceva Gae. Perché se è vero che gli architetti non possono cambiare il mondo, il loro lavoro può però trasmettere valori che durano nel futuro. Con le sue opere Gae ha lasciato una traccia della propria anima che racconterà qualcosa di lei a chi verrà dopo.